Ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale e ben ritrovate in questo nuovo video. Allora, oggi mi è arrivato il pacchettino di Angela Smile, come potete vedere dal bigliettino da visita. Io sinceramente l'ho aperto perché essendo mi è arrivato stamattina non ce la facevo più a trattenermi, quindi ho voluto dare perlomeno uno sguardo. E' è tutto bellissimo come al solito, quindi <ride> comunque questa volta mi, arriva... mi è arrivato il tutto in questo pacchettino eh, proprio a forma di obonici quindi alla stessa dimensione dell'obonici perché appunto al suo interno ci sono dei fogli stickers per obonici e ehm, compreso anche un kit appunto autunnale per obonici solo che io momentaneamente ho accantonato l'obonici e sto utilizzando il travelers notebook che ho comprato lo scorso anno da Nila Uh, poi vi mostrerò un video setup più in là e eh, quindi vi faccio vedere il tutto allora iniziamo subito io ho acquistato praticamente per, ovviamente Angela velocissima io ho acquistato il kit venerdì sera eh, la, no, la domenica aveva già preparato il pacchetto lunedì ha spedito oggi mi è arrivato quindi mi è arrivato stamattina purtroppo ora sono le 7 di sera eh, ho finito adesso purtroppo di fare pulizie e quindi sto girando il video perché adesso, comunque portando Gabriela all'asilo, eccetera eccetera, si perde un po' più di tempo quindi non riesco a finire prima. Allora tornando alle cose essenziali e serie. Volevo mostrarvi quello che praticamente fa parte del kit e poi vi faccio vedere le paginette che ho preso a parte. Allora, queste sono le pagine che fanno parte del kit. E questo viene prima di questo sì, allora eh, perché in base al numero qui 57-58 allora qui abbiamo praticamente la sezione con le decorazioni. Quindi, come potete vedere, qui abbiamo tutta la fase decorativa, appunto, dell'autunno, zucche, porte, bellissimi, eh, foglioline, post it, stupendo. Mentre qui abbiamo aspettate, che ecco. No, perché c'era il riflesso del, di una cosina che sta qua, che è l'elastico di un travel Notebook. Vabbè, vuole stare lì, sta, sta lì. E quindi dicevo, questo poi è il, il secondo foglio appunto del del kit e qui abbiamo appunto la fascia tutta la fascia con i giorni della settimana e qui ci sono altri elementi decorativi però vi ho già spiegato che io non lo utilizzerò per decorare lo bonici ma lo utilizzerò per eh, decorare i refill del traveler's notebook quindi eh, questo mi serve per, per decorare appunto eh, i refill e qui c'è tutto quindi questi due sono Parte del kit autunnale di angela smile e li mettiamo da parte mentre poi ho preso questo foglio eh, sempre dello bonici però è eh, per coprire per, scusate per coprire la versione mensile scusate la parte mensile quindi eh, come potete vedere ci sono le caselline un po' più rettangolari abbiamo questa fascia lunga che praticamente va sulle note eh, poi abbiamo questi che vanno appunto sui giorni della settimana lunedì martedì eccetera eccetera e questi sono, ehm, questi sono per prendere appunti questo è un elemento totalmente decorativo poi ovviamente ognuno eh, decide di, di utilizzarlo come meglio crede e poi a parte invece ho preso questo qui sempre eh, in versione autunnale o bonici, però non ho preso l'altra parte di questo perché eh, avendo la fascia con scritto lunedì, martedì eccetera eccetera non, non, non mi interessava al momento perché come vi ho spiegato prima non utilizzando l'obonici mi servivano più che altro elementi decorativi. Quindi come potete vedere qui abbiamo la piccola Wendy che... Eh, è totalmente decorativa, quindi ha ricreato un sacco di versioni di Wendy, quindi eh, del tutto autunnali, che ha eh, racchiuso in questo fantasma. Guardate che carini i, i fiocchettini con le zucche: sono troppo belli. E quindi appunto mi serviva la, tutta la parte decorativa. Quindi questi fanno parte eh, del kit i primi due. Poi questi sono fogli: no, scusate, i primi due sono parte del kit, mentre questi sono fogliettini presi a parte. Ok, mi sto confondendo, fatemi vedere se sì, questi fanno parte del kit, questi no ok eccoli qua <ride> scusate faccio un po di confusione però devo spiegare per bene poi abbiamo gli elementi decorativi ovvero die cut che fanno parte appunto del kit autunnale adesso ve li mostro scusate ma il mio telefono tende a sfocare facilmente allora abbiamo i biscottini con il latte, caffè, insomma un po' di cose. Poi abbiamo... Aspettate che non mi piace come inquadra questa luce. Poi abbiamo il... ecco, forse così. Il... La ruota del carro con le zucche. Poi abbiamo questa decorazione qui che praticamente è un vassoietto di caffè con le zucche. Zucche ovunque, pumpkin ovunque, pumpkin everywhere. Ecco qua: quindi una piccola libreria, eh, delle mensole a scaletta con le zucche, varie decorazioni, zucche e scarponcini perché si sa questo è il periodo degli scarponcini, una porta decorata e scritto home sweet home, il nostro amato furgoncino con le zucche dietro. Poi abbiamo una pila di capi d'abbigliamento con la zucca sopra e un piccolo camino decorato in versione autunnale. E questi sono tutti i die cut. Ora vi mostro: questo video verrà cortissimo. però ci tenevo come sempre a farvi vedere eh, le bellezze di queste ragazze. Allora, questo è praticamente l'omaggino, scusate lo smalto che si è purtroppo rovinato. Allora, un attimo. Bravo, preso, mio figlio ormai si serve da solo, si è preso lo, 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 il succo di frutta, se l'ha aperto, ha fatto tutto da solo. Va bene, è venuto ad avvisarmi. E niente, qui abbiamo appunto i, uh, gli omaggi. Qui abbiamo Wendy in varie versioni che legge, che accende la nuova candela, Dolci in forno, carino con lo sfondo con tutte le fogliette. Qui abbiamo altri elementi decorativi che fanno parte del kit autunnale, mentre qui ci sono gli altri appunto, elementi decorativi, sono tutti in versione stickers più piccina, sono pocket. Bene, io vi ringrazio per aver guardato il video. Grazie, Angela, per la tua tempestività, e veramente sei un flash. E, e niente, quindi vi ringrazio. Uh, presto arriverà il video setup dell'agenda del, del, dell del Travelers Notebook che sto utilizzando al momento. Uh, così per mostrarvi un po' quello che, eh, che sto utilizzando al momento va bene. Comunque, io ringrazio tutti eh, come sempre. Vi mando un grandissimo bacio al prossimo video. Ciao, buon autunno a tutti.